Si apre con gli applausi e si chiude con gli applausi e le lacrime trattenute a stento da parte di mister Infantino alla sua ultima panchina al Tupparello. In mezzo un 3-0 praticamente senza storia alla cittanovese nell'ultima gara interna di una stagione tribolata ma onorata fino alla fine da calciatori e staff. Gara classica di fine anno e senza obiettivi di classifica per i protagonisti in campo, ma a vincere alla fine la voglia di rivalsa dei Granata, umiliati 5-0 nella gara d'andata. La partita si apre all'11esimo con il vantaggio della Cireale. Bomba dalla distanza di Aloia, miracolo del portiere. Tapin, facile facile per Capitan Cocimano. Gara in discesa per i Granata, attenti a non concedere nulla ai calabresi. De Marco al 14esimo ci prova dalla distanza e per poco non pareggia conti. Poi nulla fino al 35esimo, quando Aloia scappa sul filo del fuorigioco e viene steso dal portiere in uscita. Calcio di rigore per la Cireale che Cocimano trasforma senza ansia, realizzando la doppietta personale e centrando la doppia cifra di gol in campionato. Si va alla ripresa, l'allenatore della cittanovese Domenico Zito lascia negli spogliatoi ben 4 giocatori, non è soddisfatto dell'approccio dei suoi, ma questo non cambia neanche nei secondi 45 minuti. La Cireale continua ad attaccare, Aloia vuole il gol a tutti i costi, ma senza fortuna. Per la cittanovese l'unico brivido offensivo lo costruisce Cianci con un tiro al volo dal limite che non impensierisce Kuzmanovic. Poi è solo la Cireale alla ricerca del sigillo finale. Cercano gloria Di Stefano di testa, palla di pochissimo sul fondo, poi Alvarez su punizione dal limite ed infine ancora Aloia su un regalo della difesa giallorossa. Niente da fare, la cittanovese resta in partita anche perché pure Tumminelli costruisce bene ma finalizza male la sua percussione palla al piede. Gara ormai in ghiaccio per la Cireale anche perché gli ospiti sono ormai in vacanza ed allora Leonardi prova a bagnare l'esordio con gol ma è sfortunato. Poi Palermo dal limite impegna il colpo di reni Moscato. La partita sembra ormai destinata al 2-0 ma al 92esimo sugli sviluppi di corner e Manes a trovare la capocciata giusta per il tris Granata. A fine gara, come detto, festa e applausi per tutti ed anche lacrime d'addio che Infantino trattiene a stento indossando una maglietta con un messaggio che tutto lo stadio accoglie e ricambia. Grazie a tutti e di tutto.